benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa. Questa puntata volevamo iniziarla e lo faremo con l'ospite che è già in collegamento con noi e che vi presenterò fra pochissimo. Però poche ore fa è arrivata una notizia per noi dolorosa, naturalmente, permettetemi di dirlo perché ho conosciuto personalmente Monsignor Giovanni Giudici, che è scomparso, per chi ci ascolta in diretta di giovedì, proprio oggi, stamane, all'alba. E allora un breve profilo di Monsignor Giudici. E quindi alle prime ore di stamani, 18 gennaio, è spirato Monsignor Giovanni Giudici, vescovo emerito di Pavia. Era nato a Varese il 6 marzo 1940. Entrato nel seminario diocesano dopo gli studi liceali a Varese, venne ordinato sacerdote nel giugno del 1964. Dopo i primi incarichi pastorali e un periodo di insegnamento presso il seminario diocesano di Seveso, nel 1984 eletto decano e nell'88 vicario episcopale della zona pastorale seconda, Varese. Il 9 giugno 1990 Papa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo ausiliare di Milano. Il 29 giugno successivo riceve l'ordinazione episcopale per l'imposizione delle mani del cardinale Carlo Maria Martini, che il 1 febbraio 1991 lo nomina vicario generale della diocesi. L'11 gennaio 2004 è incardinato vescovo della diocesi di Pavia, divenendone vescovo emerito il 24 gennaio 2016. Una figura di grande rilievo, quella di Giudici, che così parlava del cardinale Martini. La fecondità delle sue parole, sostenuta sempre da uno stile signorile e nello stesso tempo pieno di amicizia e di semplicità, mi sembra che sono ciò che ci lascia e ciò che continuerà anche a fruttificare nella nostra comunità. Una messa di suffragio trasmessa in diretta da Telenova alle 10 verrà presieduta dall'arcivescovo in Duomo sabato 20 gennaio, mentre funerali solenni in Duomo a Pavia lunedì 22 gennaio. E come ripeto, Telenova, il portale della Diocesi di Milano, i social della Diocesi trasmetteranno in diretta questa messa di suffragio presieduta naturalmente dall'arcivescovo. Do ora il benvenuto a Milena Santerini. Buongiorno Milena, che è collegata con noi, è stata molto gentile perché lo sentirete dalla voce, reduce da una brutta influenza e oltretutto è anche in una situazione non felicissima, ma voluto essere presente. Benvenuta. Grazie. Ecco, Milena Santerini è docente di pedagogia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, vicepresidente del Memoriale della Shoah e del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia, e poi anche molte altre cose. È stata deputato, insomma. Ma è qui per parlare con noi perché al Memoriale della Shoah si è svolto proprio in questi giorni un incontro importantissimo tra il rabbino capo di Milano, che è anche presidente dell'Assemblea Rabbinica d'Italia, Rav Alfonso Arbib, e l'arcivescovo. Si era in vista alla vigilia del 17 gennaio, giornata indetta dalla Conferenza Episcopale Italiana per l'approfondimento del dialogo ebraico-cristiano. Ebbene, questo incontro, state vedendo le immagini proprio del memoriale che ha 10 anni dal suo inizio, è ora veramente un luogo magnifico di educazione e di formazione, e lo dobbiamo anche a persone come te, Milena. Ci diamo del tu, sarebbe un po' sciocco darsi del lei dopo tanti anni di amicizia. Ecco, dicevo, molti gli argomenti, la figura su cui hanno dibattuto Rav Arbib e Monsignor Delpini è stata quella del profeta per alcuni interpreti per eccellenza, ossia Yaakov, Giacobbe, ma la situazione attuale non può che aver portato anche la discussione sui temi della guerra, dell'antisemitismo. E ecco, come ti è parso questo incontro? Mi è parso messo alla prova, ma molto utile. Cioè, il dialogo in questo momento è messo alla prova, ma ne abbiamo bisogno. E quindi non era facile questa volta incontrarsi, ma il rabbino Arbib e l'arcivescovo sono umanamente due personalità che riescono a trovare le parole per la speranza anche in questi tempi difficili.
E allora vogliamo subito dare la parola a Rabino Arbib, che in questo stralcio di intervista parla proprio dell'antisemitismo che rinasce. Abbiamo un aumento di antisemitismo incredibile. Secondo un calcolo del CEDEC, dal 7 ottobre si sono triplicati gli episodi di antisemitismo. Noi viviamo un momento molto difficile e credo che chiediamo che ci si renda conto di quello che sta succedendo. Quello che sta succedendo è che sono calati i freni inibitori per quanto riguarda l'antisemitismo. Ecco, sei d'accordo con questa analisi? Io direi che il mondo ebraico ha subito un vero trauma dopo il 7 ottobre e ha in un certo modo chiesto la simpatia, la solidarietà, la vicinanza soprattutto dei cristiani, dei cattolici, e quindi in questo momento il dialogo prende le tinte in qualche modo del vedere insieme cosa è possibile fare in un mondo con dei conflitti così devastanti, e quindi c'è bisogno di un dialogo non solo sul dialogo di tipo teologico, c'è bisogno di un dialogo nella storia, ed è questo che in qualche modo il mondo ebraico ci sta chiedendo, richiamandoci alla speranza, nonostante tutto quello che sta succedendo. Tra l'altro, proprio di empatia ha parlato il Rabbino Arbib durante il confronto con l'arcivescovo. Ha detto: ci siamo sentiti soli, ma il ruolo anche degli uomini di fede, degli uomini possono essere appunto un rabbino, un sacerdote, è quello di sviluppare empatia. Bisogna ragionare, bisogna riflettere, ma bisogna avere sentimenti, e questo credo che sia un messaggio tanto importante. Importante perché ci ha spiegato che quell'attentato terribile di Hamas ha evocato la Shoah, ha voluto alludere la Shoah, colpendo bambini, anziani, donne. Voleva dire tutti gli ebrei, come allora. Non è stata la Shoah, però ha voluto risvegliare un'angoscia. Ecco, e i fratelli e le sorelle di religioni diverse sono qui anche per dialogare in questo modo, cioè anche stando vicini, pur naturalmente capendo le enormi dimensioni della tragedia di Gaza, della guerra, delle vittime. E quindi fa bene Papa Francesco, quando in qualche modo sta vicino a tutti e due i popoli sofferenti. Certo. E Monsignor Delpini pure è stato chiesto naturalmente cosa possono fare gli uomini di fede, i ministri delle religioni per questo momento. Cosa si può fare? E lui ha risposto così, partendo dalla figura di Gesù. Gesù, come si sa, è un ebreo e ha sempre vissuto il rapporto con la sua terra, con la sua gente, come un'appartenenza radicata. Ecco, noi, la Chiesa Cattolica, che cosa può fare se non essere coerente col mandato di Gesù? Ecco. Gesù ebreo, ebreo per sempre, non l'ha detto naturalmente Monsignor Delpini, è qualcosa che sappiamo e che è diventata materia comune di osservazione e di riflessione dopo il Concilio Vaticano II con Nostra Aetate, ma questa identificazione anche con quello che noi cristiani possiamo fare sulla scorta del Signore Gesù è molto, secondo me, rilevante. Non lo si è visto in molti discorsi attuali. Allora, Gesù ebreo per sempre, purtroppo, anche se dal Concilio in poi, questa è stata la teologia cattolica, questo è stato il pensiero e il linguaggio dei papi, da Paolo VI, Giovanni Paolo II, Ratzinger, Papa Benedetto XVI, Papa Francesco. Gesù è bello, ma non è così facile
alla base del popolo cristiano sentirsi così vicino. Diciamolo, c'è un po' un'avversione inconscia che rimane e che dobbiamo combattere tra di noi. Certo. E questo non è facile, perché anche se teologicamente non crediamo più all'accusa di deicidio, all'idea dei farisei come cattivi e crudeli, agli ebrei che avrebbero ucciso Gesù anche oggi, cioè le favole dell'antisemitismo, però in fondo quando emerge un conflitto noi ritroviamo una sottile ostilità. È questo che ci si chiede, passare dal rifiuto dell'antisemitismo al filosemitismo, all'essere più amici. Ed è questo, io credo, che l'arcivescovo voleva dire. Tra l'altro, proprio Monsignor Delpini, successivamente all'incontro con Rabbino Arbib, sempre presso il Memoriale della Shoah, ha dialogato con 120 ragazzi adolescenti provenienti da oratori della nostra diocesi. Un segno, due naturalmente appuntamenti, due eventi diversi, ma che hanno avuto al centro, io vorrei dire, proprio questo obiettivo di chiarezza, di formazione, mai così importante come con i giovani. I ragazzi si sono interessati e forse anche incominciare a capire queste cose, che divengano pane quotidiano da quando sono all'età dell'oratorio, significa che stiamo cambiando marcia. È stato molto significativo che la visita al memoriale dei ragazzi sia stata accompagnata dall'arcivescovo. Ne hanno capito l'importanza. L'arcivescovo ha richiamato al rifiuto dell'indifferenza. Ha detto: la storia siete voi. Cioè, ha richiamato le giovani generazioni, spesso rassegnate, anche per colpa nostra, a essere parte attiva, certo, in questo recupero della memoria. Che, ripeto, è fondamentale. Tra l'altro ho intervistato due o tre di questi ragazzi, mi sono sembrati veramente colpiti, ma erano stati preparati e l'arcivescovo ha detto loro: studiate la storia, siate consapevoli, nessuno si può girare dall'altra parte. Mentre quella scritta a caratteri cubitali che campeggia sul muro all'ingresso del Memoriale della Shoah dice proprio indifferenza, perché gli ebrei milanesi, ma non solo evidentemente milanesi, sono stati deportati tra l'indifferenza di tutti e, uso forse un'espressione un po' forte, di questi italiani, brava gente, come sempre noi ci crediamo, insomma. Allora voglio concludere con questo altro stralcio dell'arcivescovo che dice: cosa possiamo fare tutti? La pace, lo spazio della pace. Lei ha detto: la banalità esasperante delle chiacchiere, l'angoscia troppo profonda, a volte sembra che non lasciano possibilità di pensare. Dove vede uno spazio di pensiero che quindi è necessariamente anche uno spazio di riflessione sulla pace? Ma io credo che non si veda tanto questo spazio, che bisogna invocarlo nella preghiera. Io penso che in una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo, l'unica cosa che posso dire è che conviene fermarsi, mettersi di fronte a Dio e lasciare che la propria coscienza impari ancora a distinguere il bene dal male. Ecco, credo che la vera sfida sia distinguere il bene dal male. In conclusione, cosa diresti? In conclusione, credo che queste parole e la visita con i ragazzi siano state la migliore risposta alla domanda di vicinanza che ci viene dal mondo ebraico, e credo, citando sempre il Cardinal Martini, che il dialogo ha tanti modi di esprimersi e oggi forse è quello di lavorare insieme per la pace. Va bene, allora io ringrazio Milena Santerini, ricordo solo il suo importante incarico di vicepresidente al Memoriale della Shoah, ma poi anche al Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, e il ruolo di pedagogista, abbiamo parlato di formazione di giovani, fondamentale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Grazie davvero Milena per essere stata con noi anche in questa situazione di emergenza e buona guarigione. Arrivederci. Grazie, buona giornata.
Allora, abbiamo concluso questa nostra prima parte del programma, ma torniamo tra pochissimo con un altro ospite e parliamo di settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che inizia proprio oggi. A tra poco. Ben ritrovati nei nostri studi. Come vedete abbiamo un ospite in presenza, si tratta del diacono permanente Roberto Pagani, che saluto, responsabile del servizio per l'ecumenismo e il dialogo della diocesi, persona che conosce perfettamente il mondo delle chiese cristiane presenti sul nostro territorio e in specifico del coté, chiamiamolo così, ortodosso. E quindi grazie di essere qui anzitutto. Prego, per l'invito. In questa giornata, ripeto che per lui, come un po' per tutti noi, è impegnativa, perché oggi, 18 gennaio, si apre la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Come sempre, dal 18 al 25 gennaio, tantissime le iniziative, adesso ne parliamo. Ecco, quest'anno ci si confronta su un'espressione che è stata, diciamo così, scelta nel Burkina Faso e specificatamente accompagnata da Chemin Neuf, dalla comunità di Chemin Neuf. Ecco, di che tipo di frase si tratta? Qual è ciò che guida la riflessione quest'anno? Sì, è una frase tratta dal Vangelo di Luca: ama il Signore Dio tuo e ama il prossimo tuo come te stesso, e chiaramente si riferisce alla parabola del buon samaritano. Questo è interessante perché in tanti dei momenti di questa settimana, piuttosto che non le letture indicate del giorno, molti hanno scelto proprio questa come lettura di riferimento per la sua potenza narrativa e soprattutto per il significato che essa racchiude. Allusivo specialmente in questo momento. Esattamente. Drammatico. Stavo proprio per arrivare lì, ed è particolarmente significativo il riferimento a questo brano evangelico, a questa parabola, perché noi arriviamo a celebrare questa settimana in un momento in cui il cammino ecumenico ha accentuato la sua fatica. Certo. Di sicuro non è una situazione semplice. Quasi 2 anni fa esplodeva in maniera significativa una guerra che sotto banco era già iniziata nel 2014, ma l'anno scorso, nel 2022, è arrivata a esplodere nel modo che conosciamo, ed è stato il caso più evidente, ma che non è l'unico purtroppo, e che ha portato a segnare anche la convivenza delle nostre comunità sul territorio della diocesi, perché ci sono delle situazioni di conflitto che chiaramente arrivano a toccare anche il nostro vissuto. Certo, di questo volevo proprio parlare, ma prima vorrei dare ai nostri telespettatori, a chi ci ascolta, un quadro di quelle che sono le iniziative. Abbiamo detto, si inizia questa sera. L'arcivescovo vivrà 2 momenti separati, uno stasera a Monza e invece domani, giorno venerdì, presso il battistero del Duomo, della Chiesa Cattedrale, là dove è stato battezzato Agostino, un momento di preghiera ecumenica. Ecco, ma a Milano, per dire come si inizia, anche se stasera non c'è la presenza dell'Arcivescovo? Sì, a Milano si inizia con una celebrazione ecumenica di apertura della settimana in una delle 2 chiese battiste che ci sono in città, e ci sarà la predicazione dell'archimandrita Greco, e è uno dei segnali che ci dimostrano il tentativo di andare avanti coinvolgendo il più possibile tutti, perché appunto nelle varie iniziative a volte si risente un po'
del clima che si sta vivendo. Abbiamo il vespero ortodosso a metà della settimana, che chiaramente è un grosso segno di una comunità, quella legata al patriarcato di Mosca, fatta in prevalenza da ucraini che vivono in maniera drammatica il conflitto che c'è nel loro territorio. Certo. E questa è una comunità che è veramente un segno grandissimo, perché nonostante tutto in quella chiesa, può non essere così in altre chiese, ma in quella chiesa russi, ucraini, moldavi e bielorussi pregano insieme. Sì. E questo è un segno davvero grosso per alimentare anche la nostra speranza che convivere e vivere pregando insieme per una comunità cristiana è ancora possibile al di là di tutte le problematiche che derivano dai conflitti geopolitici che sono purtroppo in corso. Tra l'altro questa chiesa, piccola chiesa storica, artistica, antica, milanese, è San Vito al Pasquirolo, ora appunto affidata al patriarcato di Mosca, l'archimandrita è padre Ambrosi Makar e la chiesa si chiama, è intitolata Sant'Ambrogio. La notte del 6 gennaio, che è il Natale ortodosso per grande parte del mondo ortodosso, diciamo così, l'arcivescovo è andato a visitare proprio questa comunità e è stato accolto, io c'ero, veramente con grande affetto e con grande calore, ha rivolto parole di pace scambiate con proprio l'archimandrita Makar. E dicevamo, a Milano poi l'arcivescovo sarà domani sera in Duomo. Esattamente, questo è stato proprio un gesto che avevamo in programma di fare da tempo, perché se vogliamo, Ambrogio lì ha battezzato Agostino, Ambrogio è veneratissimo nel mondo ortodosso, i russi celebrano Sant'Ambrogio secondo il calendario giuliano nella nostra Basilica di Sant'Ambrogio, che noi mettiamo loro a disposizione, i 13 giorni di differenza portano la celebrazione al 20 dicembre. Quest'anno per la prima volta anche i romeni hanno voluto celebrare Sant'Ambrogio nella nostra chiesa, c'era il vescovo romeno d'Italia con una trentina di preti romeni venuti apposta per questa celebrazione, e gli ortodossi venerano tantissimo il nostro santo patrono. Agostino, d'altra parte, è legato anche al mondo della riforma, perché Lutero era un monaco agostiniano all'origine. Speriamo che ritornare alle origini dell'esperienza cristiana di ciascuno, che è proprio legata al battesimo, sia un modo per ripartire insieme in questo faticoso cammino che stiamo cercando di portare avanti pur tra mille difficoltà. Ambrogio, padre della Chiesa in divisa, insomma, lo sappiamo. Ecco, invece fuori Milano, nelle altre sei zone pastorali, anche lì molti incontri. Io vi ricordo che mentre per la zona pastorale 1 gli eventi sono promossi dalla diocesi in collaborazione col Consiglio della Chiesa Cristiana di Milano, per le altre zone con proprio il servizio per l'ecumenismo e il dialogo. Abbiamo detto che l'arcivescovo sarà a Monza stasera, che tipo di evento sarà? È una celebrazione che oramai è diventata tradizionale, perché è parecchi anni che avviene in questa forma. La celebrazione inizia nella chiesa romena che abbiamo, diciamo, concesso, era una chiesa abbandonata e l'abbiamo concessa parecchi anni fa ai romeni, l'hanno davvero riportata ad uno splendore che sotto certi punti di vista è addirittura superiore a quello che aveva quando era stata costruita ed era in utilizzo. La liturgia partirà da lì con un momento di preghiera condotto da padre Pompilio Nacu, che è il prete romeno che è a Monza ed è il decano di una parte della Lombardia. Da lì processionalmente
attraverseremo la via centrale di Monza che porta dalla chiesa romena al Duomo di Monza. Ed è molto bello anche questo, perché comunque è un gesto che non passa inosservato, proprio certo, perché attraversiamo la via centrale. Nel Duomo ci sarà una celebrazione con l'ascolto della parola e due meditazioni, una appunto del padre Pompilionaco, cui seguirà la meditazione offerta dal nostro arcivescovo. Ecco, abbiamo detto un cammino ecumenico che è interreligioso, ma stiamo parlando di ecumenismo in questo momento, non può che risentire del clima internazionale, delle guerre che purtroppo stanno insanguinando terre molto vicine a noi e persone che magari hanno parenti, hanno amici che in questo momento in quelle terre di guerra soffrono. Milano continua a essere un'isola felice di dialogo attraverso il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano, che è un fiore all'occhiello. Quante chiese riunisce attualmente? Al momento siamo 19 chiese, però a seguito delle fratture che ci sono state all'interno di alcune delle chiese partecipanti, oggi abbiamo tre comunità, la chiesa ucraina, la chiesa etiope e la chiesa eritrea, che si sono ritrovate spaccate in due. Quindi abbiamo potenzialmente tre nuovi soggetti con cui avere dei rapporti. E in tutti i casi la motivazione della divisione, come evidentemente si può intuire, non è teologica, non è religiosa, è assolutamente legata alle identificazioni nazionaliste e all'adesione rispetto alle politiche governative dei vari stati. Abbiamo veramente comunità che stanno soffrendo e mi piace utilizzare, evidentemente senza falsi moralismi, però nello stesso tempo è un compito a cui ci sentiamo chiamati, la parabola del buon samaritano, perché in questo momento noi incontriamo tante comunità ferite e abbiamo proprio l'urgenza di aiutare queste comunità a ristabilirsi e potenzialmente un domani a ristabilire anche i contatti e le relazioni con le comunità da cui sono separate. Compito difficile, ma è quello che ci spetta. Abbiamo appena visto proprio le immagini, avevamo fatto accenno alla chiesa che è officiata dal Patriarcato di Mosca e lì vi è stata una sosta significativa di quella marcia per la pace a cui hanno partecipato i ministri delle chiese cristiane. Vedete i cartelli dei paesi in guerra, alcuni ministri, padre Makar che è verso la porta della chiesa, e poi quello stesso primo gennaio la benedizione di tutti i ministri delle chiese cristiane, tanti rappresentanti. Vi era il vescovo Vegezzi, non l'arcivescovo, perché l'arcivescovo era ancora impegnato nel suo viaggio missionario in Brasile. Ecco, quest'anno poi, a conclusione del momento in Duomo, ripeto, di domani sera, ci sarà anche quel saluto amichevole che ormai sono 2 anni che non si compie, il saluto col Consiglio delle Chiese Cristiane. Sì, certo, l'arcivescovo ci ha invitati nella Palazzo Arcivescovile per scambiare quelli che tradizionalmente erano i saluti per il nuovo anno. Poi per diversi motivi negli ultimi anni non è stato possibile fare questo incontro e l'arcivescovo ha ritenuto importante cogliere l'occasione della celebrazione in Duomo per avere la possibilità di incontrare personalmente ciascuno dei ministri delle varie chiese. È un momento al quale abbiamo invitato anche i membri della Commissione Diocesana per l'Ecumenismo e il Dialogo. Avremo la possibilità di vivere un breve momento fraterno in cui non solo rinnovare lo scambio di auguri, ma anche rafforzare un po' la decisione di continuare nel percorso e nel cammino che stiamo portando avanti da tanti anni.
Tra l'altro avete visto, eravamo tutti imbavagliati nell'ultimo degli incontri fra Covid, viaggi missionari dell'Arcivescovo nel periodo fra Natale e Capodanno. Insomma, è un po' di tempo davvero che questo incontro non si fa, e quindi bentornato. E poi anche un evento conclusivo con le corali. Il 25, l'ultimo giorno della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, nella chiesa di San Simpliciano, che è una chiesa sant'ambrosiana con un'acustica davvero splendida, ci sarà il concerto tenuto dalle varie corali delle chiese che appartengono al Consiglio. Stiamo vedendo una delle edizioni a Sant'Ambrogio, nello specifico. Che appartengono al Consiglio delle Chiese. È un'esperienza davvero bella, perché chiaramente esprime attraverso la musica e in alcuni casi anche la danza il modo con cui le comunità cristiane pregano e vivono la dimensione celebrativa. Proprio in un momento in cui stiamo facendo fatica a camminare insieme, un momento del genere ci riporta al fondo del motivo per cui stiamo camminando insieme, che è il desiderio di vivere fino in fondo la nostra fede camminando insieme verso il Regno. Allora, con queste immagini di corali e della chiesa, della basilica di San Simpliciano, che poi era la mia parrocchia, quindi gioco in casa, e ho voluto appunto mostrare quanto sia bella. Giustamente è stato detto basilica sant'ambrosiana, basilica tra le matrici, e tra l'altro Simpliciano fu il successore di Ambrogio come vescovo di Milano. Allora ringrazio Roberto Pagani, responsabile del servizio per l'ecumenismo e il dialogo. Ci aspettiamo tanto proprio grazie. Per la pace anche e chiediamo al Signore che accolga questo nostro desiderio e ci dia modo di sperimentare veramente la pace del cuore, che è il primo passo assolutamente indispensabile per avere pace tra noi. Bene, grazie allora di essere stato con noi. Adesso noi ci lasciamo, ma torniamo insieme con l'attualità, e quindi restate con noi. Ben ritrovati nei nostri studi, da cui usciamo subito per andare all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, perché in questi giorni in cui si parla tanto, anche noi lo abbiamo fatto, di giornata della memoria, c'è una giornata della memoria certamente meno nota, ma che riguarda genitori di figli, di ragazzi che non ce l'hanno fatta sopravvivere alla malattia. E allora quest'anno l'arcivescovo ha voluto incontrarli e soprattutto celebrare una messa per tutti loro. Nell'eccesso del dolore, l'ostinazione della speranza, nell'esasperazione per le minuzie quotidiane, la cura del gesto minimo, che è il compimento nell'amore. Sono queste le due consegne che l'arcivescovo ha lasciato in un clima di raccolta commozione a coloro che hanno preso parte alla celebrazione eucaristica da lui presieduta nella chiesa interna all'Istituto Nazionale dei Tumori. Un'occasione particolare, come l'ha definita il cappellano Don Tullio Proserpio nel suo saluto di benvenuto. Accanto a lui il cappellano sempre dell'Istituto Don Luciano Massari e Don Stefano Bersani dell'Istituto Neurologico Carlo Besta. Il ringraziamento nelle parole di Don Proserpio per la consueta disponibilità e attenzione dell'arcivescovo, ma anche per i genitori dei bimbi e giovani che non ce l'hanno fatta, riuniti in un comitato di 80 famiglie molto attive in azione di solidarietà, specie con il reparto pediatrico dell'istituto, ma non solo. Ed è appunto il comitato che ha chiesto questa giornata della memoria e la celebrazione al suo interno. Molti presenti, tra cui una dei cofondatori del comitato, Nadia Cocchia, il direttore generale della Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori, Carlo Nicora, la direttrice dell'oncologia pediatrica, Maura Massimino. La Chiesa desidera condividere il percorso che state compiendo. Non abbiamo risposte da offrire, solo una condivisione da poveri, capace di aprire cammini imprevedibili. Un segno credibile di speranza, come si rende evidente nella riflessione del Vescovo Mario, che fa riferimento alle letture, specificatamente al brano di Esodo 6, con gli israeliti che, stremati dalla schiavitù in terra d'Egitto, non ascoltano Mosè, che pure porta il messaggio di liberazione di Dio, e al Vangelo di Matteo al capitolo 5. Quando l'angoscia è pervasiva
e la persona provata, il papà, la mamma, i nonni, le persone vicine, ecco, sono come prese dall'angoscia. Allora succede che non si riesce ad ascoltare nessuna parola. Nemmeno quella di Dio, eppure Dio ascolta, come testimonia, la fedeltà al popolo eletto. Questa è la certezza, Dio ascolta, Dio è dalla parte, c'è qualcosa che è più profondo, è dentro noi stessi, più profondo dello stesso dolore insopportabile, dello stessa angoscia eccessiva. E così, anche se il malato, la famiglia, il personale che si dedica alla cura possono essere logorati dalle condizioni che devono sopportare, dalle minuzie e dalla burocrazia, la fatica non può far dimenticare l'amore. L'amore non è una poesia che si astrae dalla vita, non è qualcosa, un sogno fantastico. L'amore è una pratica quotidiana. Ecco, fin qui l'arcivescovo, e rimaniamo con lui per un evento che si svolgerà sabato 27 gennaio presso l'Istituto dei Ciechi, l'incontro con i giornalisti e gli operatori della comunicazione. Siamo nel momento della festa di San Francesco di Sales, che è il patrono dei comunicatori. Un titolo quest'anno che dice tutto: custodi della notizia o seminatori di paura, la responsabilità dei media nella percezione della realtà alla luce dei principi deontologici. Un parterre di Ruap per coloro che parleranno, dal presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia a Stefano Feminis, che è responsabile dell'ufficio comunicazioni sociali della nostra diocesi, la portavoce della Carta di Roma e ricercatrice a Pavia Paola Barretta, naturalmente l'arcivescovo, in dialogo con Marco Girardo, da qualche mese direttore di Avvenire, e Sigfrido Ranucci, volto notissimo della RAI, conduttore di Report e giornalista di punta di Inchiesta, modera Elisabetta Soglio, che cura il dorso del Corriere della Sera, Buone Notizie. È tutto proprio per interrogarci, permettetemi di dire questa volta interrogarci, sulla nostra professione. Ricordo ai colleghi che sono iscritti all'ordine, che sono professionisti, che riconosce questo incontro 5 crediti formativi, quindi insomma un numero di crediti significativo, e comunque tutti si possono iscrivere su www.chiesadimilano.it/comunicazioni sociali. Sabato 27 gennaio 10-12:30, Istituto dei Ciechi Milano, in via Vivaio 7, magnifico, oltretutto in pieno centro a Milano. Alla fine dell'incontro chi vorrà potrà vivere l'esperienza dell'aperitivo al buio, che se uno non l'ha mai provata è significativa anch'essa. E ancora un incontro mercoledì 7 febbraio presso l'aula San Satiro nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 18, la presentazione del libro L'impresa della carità, vita e opere di Adele Bonolis. Il libro è a firma di Giovanni Sant'Ambrogio, intervengono Biagio Pizzi, Monsignor Biagio Pizzi, che fu testimone diretto proprio dell'opera di Adele Bonolis, Degani, che è presidente UNEBA Lombardia, e Vincent Nagle, che è cappellano della Fondazione Adele Bonolis, fondazione attivissima. È una figura tutta da riscoprire, la Bonolis. Al contrario di Armida Barelli è meno nota, ma vi assicuro che ha fatto tanto, moltissimo, anche lei. E questa è un'occasione importante. Allora, per approfondirne la figura, fra l'altro il libro è veramente bello e molto molto rende quella che fu la personalità di Adele Bonolis. Adesso per noi è tutto. Io voglio solo ricordarvi che l'incontro, il momento di preghiera ecumenica di cui abbiamo parlato con l'ospite Pagani, che si svolgerà nel battistero del Duomo dove fu battezzato Agostino e che per motivi ovvi di logistica non può essere aperto a grandi numeri di persone, verrà comunque proposto la mattina successiva, quindi siamo al 20 di gennaio, sul portale della Diocesi di Milano, www.chiesadimilano.it. Bene, adesso è veramente tutto, noi ci rivediamo settimana prossima, giovedì come sempre, e vi ricordo gli appuntamenti quotidiani dal lunedì al venerdì con l'attualità della Chiesa nella città oggi.
dopo il telegiornale e il metro su Telenova, ma anche sull'app di Telenova, sul portale della diocesi. Insomma, facile trovarle. Arrivederci. Ciao.